Buonasera, ben arrivati. Grazie per essere qui. Grazie per la fiducia. Buon divertimento a tutti. È così, se si pagasse 50 euro per votare, schede bianche non ce ne sarebbero, schede nulle non ce ne sarebbero, perché prima di spendere 50 euro c'è gente che ancora disegna i piselli sulla scheda elettorale. Dai. Via tutti i calendari dagli uffici, via. Sabrina Ferilli, via, sostituita col padre Pio. Via. Valeria Marini, sostituita il Papa. Addirittura Madre Teresa di Calcutta ha preso il posto del calendario di Manuel Arcuri. Cioè, ricordo una volta, davvero, tornò uno dalla missione, dopo 6 mesi, tornò entro l'ufficio e disse: oh, certo che Manuel Arcuri in 6 mesi è invecchiato di brutto. Prodotti che ti hanno disomorso senza supporto, con i manganelli quelli con l'acqua, così. Carica, carica, carica. Poi c'erano i striscioni, i cori, a un certo punto partono i cori. E allora diamoci la mano. Allora arriva un tipo grosso grosso, il capo ultra, detto il seminarista. Dicevo, ma chi ha alzato questo cor? Barabba è una vita che non sta più con noi. Quello è un traditore, è un corrotto, è stato anche arrestato per via delle scommesse clandestine. Non ti ricordi la finale della Pentecoste a Gerusalemme che voleva coinvolgere nelle scommesse anche Gesù Cristo? Che Gesù Cristo un poverino diceva Barabba! E basta con queste scommesse, basta! Mi stai mettendo in croce! A parte ho visto uno bendato alzare uno striscione. Meglio un compleanno senza la torta che un testimone di Geova suoni alla porta. Professore, scusi, ma se noi accendiamo un po' la polvere da ferro, che succede? Ma ragazzi, ma non succede nulla, ma cosa deve succedere? Cosa vi viene in mente? Ma proviamo, no? Stiamo facendo gli esperimenti. Proviamo, no? Ma ragazzi, ma cosa vi viene in mente? Ma siamo qui, professore, ma proviamo, siamo a scuola, proviamo. Ma non succede nulla. Fiammone di 2 metri. Io da quel giorno sto così, eh. Avevo capito tutti. La prima volta che ho usato questo in Veneto. Allora, prima azione, fallo da dietro, bam! Arrivo io, petto fuori, cartellino giallo, bam! Mi aspettavo tutta la squadra addosso per protestare, perché così, e invece tutti zitti, fermi, e il giocatore mi fa: scusi arbitro, sbagliato! Sbagliato. In campagna, stessa scena, cartellino giallo, pam! Oh, è che la minaccia! Mi sta minacciando, fra! Oh, mister, signore, ne ha ci manco un cane! In Romagna, sulla costa, Cesenati, Corrimini, non gliene frega nulla della partita. Cartellino giallo, pam! Prossimo fallo ti sbatto fuori, domenica prossima resti a casa. Ah, meglio così, mi fai un piacere, ma va che me ne sto a casa, mi faccio fare dei bei soffogotti da una bella gnocca per 90 minuti. Pensa, non sono la gnocca da quelle parti, si vede che ce ne hanno in abbondanza. Un gol, ci devi fare un gol, per questa vita un gol. Canterò le tue canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro, un guerriero senza patria, senza spada, con un piede del passato e lo sguardo dritto aperto nel futuro. Yeah.
il trapassato prossimo del verbo cantare. E lo so che non lo sai, non so neanche io come fai a sapere. E poi sono io il re degli ignoranti, forse è meglio che salgo sopra, se no facciamo tante figure di merda. Sempre qui, nel vestito migliore, avendo nella testa un po' di sole e magari in bocca una canzone. E le senti le vene piene di ciò che sei e ti attacchi alla vita che hai.